Proteste a San Luis in Missouri davanti all'ultima clinica che praticava aborti nello Stato, ora a porte chiuse. Il Missouri è il primo Stato a mettere al bando l'aborto dopo la sentenza della Corte Suprema Federale degli Stati Uniti che il 24 giugno ha cancellato, dopo 49 anni, la tutela federale sull'interruzione di gravidanza. In centinaia hanno marciato davanti alla clinica dell'associazione Planned Parenthood scandendo "Il mio corpo, la mia scelta". For me it's tragic because we fought so hard. Donne come Pamela Lockhart con la nipote 23enne Audrey. Per me è tragico, dice, perché abbiamo lottato aspramente per la sentenza del 1973. Ora, 50 anni dopo, ce l'hanno strappata. È sbagliato. Le donne allora morivano per abortire. Volevamo proteggere i diritti delle donne e le vite delle donne. Linda Locke fa parte del consiglio d'amministrazione di Planned Parenthood. My daughter's 39. She has a little baby. Mia figlia ha 39 anni, dice, ha una bambina, ho delle nipoti. Sono cresciute tutte pensando di avere il controllo sul loro corpo. Oggi è scioccante che la Corte Suprema dica no, non tocca a voi, non ci fidiamo delle decisioni che prendete sul vostro corpo. Spetta allo Stato decidere. My choice! My choice!